Buongiorno a tutti. Signori, quello che inizieremo a trattare oggi sarà un argomento di particolare importanza, specie in questi tempi di notevole, purtroppo, crisi economica, legati all'emergenza Covid, ma non solo, ovvero sia la tutela patrimoniale. Forse tutti sanno cos'è, forse no. Fatto sta che in Italia, purtroppo, è un tipo di ragionamento e di comportamento giuridico molto poco considerato dagli imprenditori e dai professionisti, i quali, tutti sappiamo, rischiano notevolmente nell'espletare la loro attività e incorrono su dei rischi patrimoniali che a volte possono essere cagionati non solo da un cattivo comportamento imprenditoriale, ma anche da eventi non a loro riconducibili, come una congiuntura economica particolarmente negativa, come una truffa subita, come una malattia, e si vedono messi a repentaglio completamente il loro patrimonio, dato da una vita intera di sacrifici e di sudore, mi sia consentito dire. Questa è una cosa da tenere in particolarissima considerazione. Esistono svariati strumenti di tutela patrimoniale che analizzeremo via via in successivi filmati che mi accingo a fare. Adesso voglio farvi capire quello che è il concetto fondamentale della tutela patrimoniale, che è quello che comunque all'estero viene comunemente usato, viene addirittura insegnato ai corsi per l'imprenditore dalle Camere di Commercio locali, ovvero sia effettuare sin dall'inizio, sin dall'esordio dell'impresa, una netta separazione fra i beni propri e personali destinati a essere tenuti per se stessi, da lasciare in eredità ai figli o comunque agli eredi, qualunque essi debbano essere, quindi un patrimonio da preservare e un patrimonio invece da mettere eventualmente a repentaglio, dandolo anche in affidamento ipotecario alle banche per avere garanzia di concessione di credito e quant'altro. Bisogna fare una nettissima separazione fra il proprio patrimonio personale da non rischiare e il patrimonio aziendale che uno eventualmente può anche decidere di tenerlo a garanzia, anche se sarebbe preferibile per una sana conduzione imprenditoriale cercare di lavorare sempre senza aver bisogno di garanzie bancarie, per vari motivi che sono intuibili in ogni caso a tutti. Fatto questo ragionamento, i sistemi di tutela patrimoniale possono essere di più svariati e li analizzeremo via via. Dalla creazione di società di scopo, che possono essere società semplici, che non hanno quote e quindi sono di difficile escrutabilità, dalla creazione di società più variegate di capitali, che hanno come unico scopo quello di difendere e tutelare un patrimonio che diventa distinto da quello del singolo imprenditore, dalla creazione di trust, dalla creazione di fondazioni o altri enti giuridici che abbiano come scopo quello di tenere segregato il patrimonio. Sto per concludere, quantomeno questa prima evidenza, una cosa devo sottolineare che deve essere molto chiaro a qualunque imprenditore, professionista o a qualunque soggetto che voglia tutelare il proprio patrimonio. Non devono esistere debiti pregressi, ovvero sia è inutile che uno voglia fare una tutela patrimoniale laddove abbia già cartelle esattoriali notificate, cause in corso, decreti aggiuntivi notificati. In quel caso non è possibile fare nulla, ma non solo dal punto di vista meramente etico e morale, ma anche dal punto di vista giuridico, perché sono tutte azioni inutili che verrebbero revocate con grandissima facilità davanti a qualunque tribunale dello Stato e nel caso di pendenze fiscali si rischierebbe anche la denuncia per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se l'importo da pagare di tasse è pari o superiore a 50.000 euro per anno di imposta. Quindi assenza completa di debiti, allora si può cominciare a parlare di un'adeguata tutela patrimoniale, che vedremo quale potrà essere. Per il momento vi saluto tutti.